Un saluto a tutti i lettori di tuttoandroid.net. Siamo qui all'incontro Nvidia per mostrarvi la nuova console presentata alcuni mesi fa. Stiamo parlando ovviamente di Nvidia Shield, console quindi portatile, che ha come processore il nuovo Tegra 4, quindi molto molto potente, portato ovviamente soprattutto per il gaming. Per questo motivo l'hanno montato su un dispositivo del genere. Andiamo a fare un po' una panoramica di quelle che sono le porte, i tasti. Come vedete, innanzitutto è abbastanza possente proprio come come spessore, come grandezza, però diciamo che si tiene bene in mano. Il display è un'unità da 5 pollici, ovviamente abbiamo tasti fisici per giocare, tasti direzionali, due stick analogici, quattro tasti fisici A, X, B e Y, due altoparlanti, quindi stereo, e 5 tasti. Questo qui serve praticamente per entrare direttamente nel Tegra Zone, tasto home, tasto back, tasto per regolare il volume. Nella parte invece posteriore abbiamo altri 4 tasti fisici, questi qui a praticamente grilletti, altri due tasti fisici qui sopra. Come porte invece abbiamo una porta HDMI, una porta USB, in questo caso è collegata perché la batteria è leggermente scarica, un jack da 3,5 mm e, come vedete, ingresso per microSD, quindi per espandere la memoria interna. Ovviamente abbiamo anche una presa per l'aria qui sotto. Nella parte inferiore invece non abbiamo nulla. Andiamo un attimo a vedere quello che è il funzionamento di questa Shield. Come vedete, ha praticamente l'interfaccia di Android stock in orizzontale, quindi è anche abbastanza fluida. Abbiamo varie applicazioni con la quale possiamo gestire la Shield, ovviamente molti giochi installati. Innanzitutto abbiamo il Tegra Zone, quando lo andiamo ad avviare ci verranno visualizzati tre voci: Shield Games, Shield Store e PC Games. Praticamente queste due voci servono per scaricare giochi ottimizzati per Shield oppure classici per Android, e poi per installarla appunto sulla console. Questa voce qui invece, PC Games, in fase beta, come vedete, serve, come vedremo, per effettuare praticamente uno streaming del PC sulla nostra console e giocare direttamente con i comandi della console direttamente sul PC. Vi mostro innanzitutto qualche gioco. Andiamo ad avviare ad esempio il nuovo Riptide GP2, che sappiamo essere praticamente ottimizzato per Tegra 4. Andiamo ad avviare il gioco, vi aumento un po' il volume così vediamo anche le capacità audio. Come vedete, anche molto molto veloce durante il caricamento. E in questo caso si accelera con il tasto posteriore qui fisico che vi ho mostrato prima. Molto molto fluido, nessun tipo di impuntamento. Magari vi faccio vedere qualche acrobazia. Vediamo gli effetti dell'acqua, davvero davvero belli. Usciamo, magari vi mostro qualche altro gioco. Abbiamo anche il Real Boxing, andiamo un attimo ad avviarlo. Anche un altro gioco, questo disponibile gratuitamente, però ottimizzato per Tegra 4 e dalle capacità grafiche molto molto elevate. Come vedete, anche in questo caso molto molto fluido, anche se le stiamo prendendo, vabbè, è giusto per mostrarvi un po' la qualità grafica. Ok, torniamo alla home. Vi mostriamo un'altra funzionalità interessante che ci hanno spiegato qui all'incontro Nvidia, vale a dire, come abbiamo detto, lo streaming da PC alla console. Andiamo ad avviare PC Games. Come vedete, c'è la possibilità di effettuare lo streaming, in questo caso di questo gioco di prova, Borderlands 2. Andiamo ad avviarlo. L'abbiamo già avviato sul nostro computer e, come vedremo, abbiamo qui lo streaming. Quando ci muoviamo sulla console, in tempo reale, ci muoveremo anche all'interno del nostro PC. Magari andiamo in cerca di qualche nemico. Abbiamo trovato un po' una zona più affollata, vi mostriamo un po' di azione. Davvero molto bello poter praticamente comandare
il gioco sul PC attraverso dei comandi fisici, come, la, come quelli sulla console. Direi che per il momento è tutto con Nvidia Shield da Emanuele Capone per tuttoandroid.net.